La scelta, dobbiamo giocare così, vedremo questo ricorso che accade dopo, ma per noi non deve cambiare nulla, giocheremo per vincere i tre punti e soprattutto per andare avanti, non deve cambiare l'atteggiamento della squadra, forse lo cambia e lo migliora, perché può essere anche una motivazione di più. Di dare il meglio, di vincere anche per i tifosi che non possono venire allo stadio. Anche molto rispetto per la Sampdoria, ma per noi non dobbiamo guardare chi gioca contro di noi, anche con il Bayern Monaco domani dovremo vincere. È quello, non importa la squadra che viene, ha delle qualità, se vede nei suoi ultimi risultati, questo è evidente, ma noi dobbiamo concentrarci su di noi e sul nostro gioco e sul fatto di mettere questa rabbia che questa frustrazione che abbiamo avuto dopo l'eliminazione a Napoli e domani vedremo i lupi incazzati sicuramente. Ma la buona notizia del centrocampo è che con il ritorno di Rajan Nainggolan ho delle scelte da fare, o forse no, possono anche giocare tutti insieme, ma meglio così veramente. Ma io ho visto una Roma ancora oggi in allenamento con un buon atteggiamento, energia ritrovata e sarà la quarta giornata dopo l'ultima partita, ma da domani non ci saranno problemi per dare meglio. Ma le statistiche dicono che abbiamo fatto 26 tiri in due partite, quello va bene, dobbiamo continuare così, ma sicuro che il fatto di inquadrare i tiri lo dobbiamo migliorare, ma dobbiamo fare attenzione di non avere una analisi strettina. Perché? Perché abbiamo preso 10 punti su 12 nei 4 ultimi partiti del campionato, segnando 10 gol e prendono solo uno. Questa cosa non è veramente male e dobbiamo fare in modo di crederci che quando una squadra prepara bene l'occasione, ha delle occasioni di gol, a un momento torna il gol sicuramente e lo faremo domani. Ma delle cose del mio libro già sono uscito qui in Italia un po' di tempo fa, no? Dei pezzi. Ma non è il momento di parlare di questo, avremo tutto il tempo di parlare del mio libro senza problema, ma oggi è il giorno per parlare della partita di domani. Sinceramente penso che no, perché alcuni sono usciti anche presto, no? L'ultima gara, alcuni sono al top fisicamente e per loro non è un problema di giocare tre partite a fine, forse quattro. Ci sarà la quarta. Veramente non vedo un giocatore in difficoltà su questo piano e non farò la mia scelta domani sul piano fisico perché come l'ho detto o hanno avuto un po' meno di tempo di gioco, non hanno giocato tutto o quelli che hanno giocato tutto sanno veramente benissimo sul piano fisico. Sì. Allora non era male, però l'ingresso al quarto minuto è un po' strano nel secondo tempo. Come mai? Perché sul 2-0 aveva già deciso prima di farla comunque. Sì, è vero, ma sul piano fisico era importante per Marco di non iniziare la gara. Dopo sappiamo che come era necessario di almeno fare un gol. È uno che può aiutare la squadra sul piano offensivo, lo sappiamo tutti. E per questo che come ha giocato solo un tempo l'ultima partita, per domani per lui non sarà un problema sul piano fisico. L'abbiamo penso gestito bene
Mattia, sì, è pronto. Quello che conta ancora, lo dico, è che un attaccante ha delle occasioni di gol. Quando non ha occasione bisogna preoccuparsi, ma lui bisogna solo un gol domani per tornare al livello che tutti hanno detto delle cose positive, che era veramente normale quando è tornato e ha fatto 4 gol in poche partite, non è un problema. E senza Francesco non bisogna dire quasi niente, sappiamo che con Francesco è meglio, ma non è perché ha preso un colpo nel derby e non può giocare domani perché è troppo doloroso, ma è solo un colpo. Allora penso che tornerà veramente velocemente con noi. E sulla partita di domani già abbiamo giocato senza lui, anche con il fatto di avere vince, e queste cose che dobbiamo seguire domani. No, perché la Coppa Italia è totalmente differente. Se abbiamo perso 1-0 la partita di ritorno a Napoli era lo stesso, no? Perché eravamo fuori. Allora bisogna fare in modo di guardare il campionato solo e la Coppa sola, è così. Ma meglio essere, è vero, molto più efficace non solo sul piano offensivo ma sul piano difensivo, perché così sarà molto più facile vincere la partita di domani. In Francia si chiama enfoncer les portes ouvertes, se aprire le porte già aperte, si chiama così. È sempre più facile dopo il risultato e dopo avere visto la partita di dire è meglio di fare così o meglio di fare così. Io sono uno che penso che tutti gli allenatori, quando fanno una scelta, al momento dove fanno la scelta, per loro è una buona scelta. È questo momento che conta, non dire 2 anni fa, 3 anni fa era meglio di cambiare questo giocatore a questo momento. Allora io guardo davanti, la scelta importante è quella che devo fare per domani, per la gara di Massa Sampdoria, e quando la farò domani, che già è quasi fatta, ma quando la farò domani, per me sarà la scelta giusta. E dopo sappiamo che la scelta giusta è la scelta che vince, e faremo un modo di vincere domani. Ma sappiamo prima del sorteggio, diciamo così, sappiamo prima della doppia gara contro il Napoli, che era possibile andare in finale, ma che non era anche impossibile non andare, perché il Napoli è una squadra che ha delle qualità. E dopo la gara niente di particolare, ho fatto come di solito un'analisi della gara anche con la video, ma lo facciamo quasi sempre. Quello che conta è quello che penso e come sono molto positivo, ho fiducia al 200% in questa squadra, che ha dimostrato da 7 mesi già che è sempre, dà sempre il meglio, che può succedere che su una partita, ma anche gli episodi non sono favorevoli, ma ancora una cosa, che non c'è niente da fare che giocare bene domani, giocare con fiducia e non dimenticare tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio, perché con questo atteggiamento che vinceremo domani. Ma bisogna fare la domanda ai giocatori. Lei che percezione ha che è l'allenatore? Ma è normale che quando faccio un'analisi della gara e che abbiamo sbagliato alcune occasioni, dico che abbiamo sbagliato alcune occasioni. Penso che essere giusto e dire la verità è solo questo. Che posso dire? Che la risposta dopo la prima
sconfitta dopo 6 mesi l'abbiamo avuto in maniera